Il popcorn perfetto. L'armonia della forma. La poesia del sapore. Il popcorn perfetto non è il risultato del caso. Il popcorn perfetto è il risultato di disciplina, arte e precisione. Io amo molto i popcorn. Adoro i popcorn. Potrei nutrirmi esclusivamente di popcorn. Naturalmente, come per tutte le cose, ci sono vari modi di ottenere dei popcorn. In questo caso ci sono solo modi giusti e modi sbagliati. Considererò modi sbagliati le buste per fare i popcorn al microonde. Che non sono sbagliati, obiettivamente, sono quelli che ti servono quando giustamente hai fretta e i popcorn ti servono subito. Ma in realtà oggi parleremo del metodo tradizionale per fare i popcorn, cioè quelli nella padella, che secondo me vengono molto più buoni di quelli nel microonde e francamente il tempo di preparazione più o meno si è lì. Certo, in questo caso sporchi la padella, invece col microonde no. Io li farò salati, naturalmente si possono fare con il burro, io invece li faccio con l'olio, si possono fare dolci usando ovviamente lo zucchero al posto del sale. E certamente qualunque complicazione comporti la padella viene eliminata se qualcuno ti regala, come ha regalato la Martina a me, una magnifica macchina per fare i popcorn. Non ti ringrazierò mai abbastanza. L'unica ragione per cui non faccio tutto il video con quella è che fa il rumore di un phon molto potente e al momento sono le 3 meno 5 di notte. Per ottenere il popcorn perfetto, secondo me ti serve una padella come questa. Questo è uno wok, credo che sia dell'IKEA. Me l'ha regalato mio fratello per il mio compleanno e secondo me è fondamentale che tu abbia un coperchio trasparente a ciò che tu possa controllare come procede la creazione di questo cibo degli dèi. Allora, senti, scherzi a parte, io non so niente di come le cose vadano fatte a regola d'arte, però questo è il metodo che uso io per fare i popcorn e funziona sempre. Ungo generosamente la padella e metto un sacco di olio sul fondo, un po' di sale. E con un po' la misura è completamente occhiometrica. Però nel dubbio mettine meno piuttosto che di più, perché naturalmente si può aggiungere ma non togliere. Un sottile strato che copra tutto il fondo della pentola. Alzi il fuoco e aspetti. Se ti senti coraggiosa, afferrando saldamente il coperchio della pentola, shakeralo un po' in modo che tutti i grani siano unti. Stai attenta in questo procedimento perché io una volta mi sono ustionata il polso con uno schizzo di olio bollente ed è stato veramente uno dei dolori più atroci io abbia mai provato. Non ha lasciato il segno, però la memoria sì. La magia ha inizio. Mi sembra il caso di aggiungere una specifica. A me piacciono moltissimo i granini non esplosi, o ancora meglio se sono esplosi a metà. Quindi questo sistema di preparazione prevede che ne avanzino un bel po', almeno una manciata. Una delle cose più complicate, se di complicazione si può parlare, quando fai i popcorn in padella, è stare attenti a non bruciarli, ovviamente. È una finissima alchimia che si compone di olfatto e udito, principalmente. Devi stare attenta a con che frequenza ci sono i pops. Se riesci a contare fino a 5 tra un pop e l'altro, per carità, ferma subito, togli la padella dal fuoco e tieni il naso ben acceso. Al primo accenno di bruciato è tardi e almeno lo strato sul fondo di popcorn sarà sbruciacchiato. E voilà! E tu adesso probabilmente ti starai chiedendo: Fede, perché hai fatto due ciotole? Beh, per due ragioni molto precise. La prima, posso condividere tutto, ma non i miei popcorn. Sono come Joy su questo. Non su tutto il cibo, ma selettivamente sui popcorn, sì. E due, questi popcorn stanno per diventare i popcorn del Grinch. Tutto quello che ti serve sono dei marshmallows, grandi o piccoli, è indifferente, a gusto. La ricetta originale prevede anche delle M&M's rosse, ovviamente da mettere nei popcorn quando siano già freddi, perché sennò le M&M's si sciolgono, e colorante verde. Sul fuoco basso metto un pochino meno di 50 grammi di burro, perché è un piatto molto sano. E poi ci sciolgo dei marshmallows dentro, perché è colesterol. E ora il momento della verità: mentre i marshmallows si sciolgono, aggiungi una misura completamente occhiometrica di colorante verde, un pochino diluito con l'acqua. Thank you.
allora lascia stare che in telecamera sembrano insalata. Li assaggio. Allora, sono appiccicosi da morire, però vezzo, sono buonissimi. Perché il dolce e il salato insieme sono... yum! Sono stupefatta. Abbiamo messo insieme uno dei piatti più malsani che mente umana abbia mai potuto concepire? Probabilmente sì. In ogni caso, che tu abbia scelto di fare i popcorn del Grinch o i popcorn normali, fanne un bel po' di popcorn, perché domani ci servono. Tutti gli altri video di Natale li trovi attraverso il link della playlist qui sotto a sinistra, tutti gli altri link possibili per chiacchierare sono nel box, e come sempre io ti abbraccio e se ti va ci vediamo domani. Ciao! Io però li mangerò col cucchiaio, che sennò mi vengono le dita verdi, penso. Mmm.